L'azienda Garofoli nasce nel 1871 e io sono il rappresentante dell'azienda e appartengo alla quinta generazione ormai. Sulle etichette del nostro prodotto troverete però la dicitura 1901, che è stata in realtà la registrazione alla Camera di Commercio, quindi diciamo che la data ufficiale è forse più 1901. La zona abitata che occupa l'azienda Garofoli si divide in due parti, una parte che è quella del Monte Conero, è una zona vocata per la DOC del Rosso Conero, e la zona di Monte Carotto, Serra dei Conti, che invece è una zona abitata che appartiene alla DOC del Verdicchio. Il nostro prodotto, diciamo un po', che si sviluppa su tutti i prodotti autoctoni, come ho già spiegato, dai vitigni, quindi il Verdicchio, il Rosso Conero e il Rosso Luceno. Chiaramente abbiamo una gamma abbastanza ampia perché il verdicchio, nella fattispecie, ci consente, grazie alla sua duttilità, di lavorare il prodotto sin dallo spumante, arrivando per prodotti in acciaio o anche più strutturati, fino alla barrique e concludendo con i passivi. Per quanto riguarda il rosso conero, anche qui abbiamo una bella gamma di prodotti che si sviluppa in maniera molto ampia, e abbiamo lavorato sin da tempi addietro sia con l'uso del legno che con l'uso dell'acciaio. Produciamo circa 2 milioni di bottiglie, e le tipologie di vini sono suddivise verdicchio. Noi produciamo due spumanti di verdicchio, un metodo classico, un metodo Charmat, e una bollicina, chiamiamola così, rosa. Abbiamo un paio di rosati, una gamma di verdicchi che va da un base, un prodotto medio e un prodotto affinato in acciaio per un anno, e infine l'ultimo prodotto di verdicchio è un barricato e un passivo di verdicchio. Per quanto riguarda i rossi, abbiamo due prodotti di rosso piceno, tre di rosso conero, anche qua lavorati sia come prodotto di base in acciaio che in botte grande e in barrique. Diciamo che la gamma sostanzialmente si divide tra questi prodotti. Abbiamo due sfizi, chiamiamoli così, che sono le nostre grappe, che anche queste molto rappresentative del territorio, perché una di verdicchio e l'altra di rosso conero. Il nome Coppa l'abbiamo utilizzato per un discorso proprio di innovazione tecnica che abbiamo voluto fare all'interno della nostra azienda, quindi abbiamo passato del tempo proprio a fare sperimentazione con i tappi sintetici, fino ad arrivare, diciamo, a questa tappa conclusiva che è stata Nomacork, che per noi ci ha dato garanzia sia per il prodotto che tappiamo, che comunque per il nostro cliente finale che compra i nostri prodotti. I prodotti che vengono tappati da noi con un tappo Nomacork sono tutti i prodotti della fascia di base, che sono prodotti molto giovani, anche di pronta leva. Altresì utilizziamo comunque il tappo Nomacork, perché ne utilizziamo due tipi differenti, per tutti i prodotti di fascia media, che comunque hanno bisogno di un affinamento un po' più lungo in bottiglia. E devo dire che, insomma, siamo soddisfatti dell'evoluzione che ha il prodotto con questo tappo, e così anche i nostri clienti, sia italiani che esteri. L'Italia, che comunque ha accettato ben di buon grado il tappo Nomacork nella bottiglia, e l'estero, che addirittura ce lo ha proprio chiesto. I benefici di un tappo sintetico sono sicuramente evitare problemi organolettici, ma l'interesse che abbiamo, e questo deriva da una lunga sperimentazione che abbiamo condotto, è quello di avere un tappo che ci garantisca l'integrità del prodotto, un'analisi organolettica che viene fatta continuamente sui prodotti proprio per evidenziare che durante la vita del prodotto stesso questo non cambi, non modifichi, o se abbia un'evoluzione che sia rispettosa del prodotto stesso. Diciamo proprio che Nomacork è stato per noi il tappo ideale, perché rispetta in tutto e per tutto questi parametri.